Antonio. Mamma mia, una tragedia oggi. Buongiorno a tutti. Eccolo qui, Antonio, c'hai... Ursi, vedo che c'hai un open space come ufficio, molto open. Sì, mi piace, benvenuti. Senti Antonio... Guarda, un delirio, purtroppo nel traffico, oggi con la festività di oggi, ieri Sant'Ambrogio c'è le processioni, sembra essere in processione in macchina, quindi mi sono dovuto fermare, già un'ora e mezzo che sono in strada, pensavo di arrivare prima, perdonatemi. Va bene Antonio, dai un saluto al pubblico, ormai il tempo ce lo siamo finito, sì. Però grazie che ci hai chiamato anche con l'albero di Natale alle spalle. Questo clima natalizio con le luminarie. Io ho fatto vedere il bellissimo disco, Antonio, del 10 agosto. Ho riassunto brevemente l'incredibile e meravigliosa esperienza tua e di Simona, le nostre peripezie e qualcosa in giro per il mondo. Ti lascio la parola. Bene, ragazzi, grazie Pier. E un abbraccio grande ai ragazzi di Fattore Evolutivo che vedo hanno fatto uno splendido lavoro. E la sala è piena, sono contento. Beh, io, Pier, vi ha già detto tutto, vivo un'esperienza di contatto da sempre, contatto che ha preso forma e sostanza da quando ho conosciuto l'opera di Giorgio Bongiovanni, perché entrando in contatto con lui, da lì mi si è aperto un mondo che non pensavo che esistesse. Nel senso che io vivo sì esperienze di contatto da sempre, perché ci sono nato, ma ho capito l'importanza del valore spirituale che c'è alla base del fenomeno. È proprio per questo che poi ho sposato l'opera, la causa di Pier Giorgio Caria e Giorgio Bongiovanni, che mi hanno portato un po' allo scoperto e a girare un po' tutto il mondo. In sintesi posso dire che stiamo passando momenti molto particolari, dove sicuramente cadranno delle grandi cose, belle e brutte. Prima di quelle belle dovremmo superare una fase molto delicata che coinvolgerà tutto il mondo. Quello che mi sento di dire oggi, ci starebbe tante cose da dire, ma ho capito che non c'è tempo. Quindi bisogna prepararsi perché c'è un cambiamento epocale in atto e se le persone non prendono seriamente posizione e coscienza di quello che sta avvenendo, sarà troppo tardi. Quindi dimenticatevi il contatto, dimenticatevi tutto quello che essere il nuovo mondo, la nuova era, perché quello che chiede il cielo oggi è sboccarsi le maniche e lavorare veramente. Al di là poi delle esperienze che ognuno di noi ha, io ho un'esperienza forte e tanta gente come me vive esperienze di contatto, chi più chi meno. Ma questo non serve niente a nessuno, perché ho capito che alla fine il cielo vuole le opere, impegnarsi nella vita quotidiana, nel sociale, rendersi utili e disponibili. E questo sicuramente porterà al cambio che è in atto. Quindi un invito a tutti voi è di ascoltare Pier Giorgio Caria, in particolare, ora non so se è intervenuto già Giorgio Bongiovanni. No, interverrà tra poco, Antonio. Perché loro hanno, diciamo, la chiave di accesso a questa fantastica realtà che ci accomuna tutti, nessuno escluso. Quindi un abbraccio, sono stato sintetico, va bene. Bravissimo, Antonio. No, lo dico seriamente e col cuore in mano, sono molto 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 preoccupato perché vedo c'è tanto interesse ma poi ognuno nella vita quotidiana ognuno ha i suoi problemi, il giorno dopo torna al solito lavoro che tutti non vogliamo fare perché di fatto non è vero che siamo nati per lavorare per prendere questi maledetti soldi. Però è la realtà, ma questo non ci deve far dimenticare che c'è qualcuno dall'alto che ci ama e è pronto a qualsiasi evenienza. Quindi, ripeto, è un momento storico senza precedenti dove si richiede responsabilità e presa di posizione. Non c'è più il tempo della passione, di dire bello l'astronave, vado il sabato sera a vedermi i video sul web. No, non funziona così. Siccome oggi siamo tutti coinvolti, e come vedo in questa sala oggi siete tantissimi e sicuramente non è un caso,
Sono sicuro che Pierre magistralmente oggi vi ha illustrato tutto quello che è la vita extraterrestre. Giorgio Bongiovanni, dopo con lui, che è un segno vivente, altrettanto vi dirà cose interessanti. Dico che il momento è ora. Può essere domani, può accadere qualcosa di grosso da un momento all'altro. Sia da parte di eventi celesti meravigliosi, ma anche di catastrofi sovrannaturali. Che purtroppo, come tutti ben possiamo vedere, stanno accadendo in tutto il mondo, in crescendo. Quindi non è solo il discorso di pazzi visionari, catastrofisti, ma è un dato di fatto che c'è un cambio planetario in atto e che nessuno, anche noi, no, io compreso, non siamo pronti. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna stare pazientemente. Ad aspettare, attendere, ma operare perché sembra strano, ma questi esseri hanno un grande libro nero dove annotano e vedono chi si impegna e chi no. Non deve essere questa presa come una minaccia o un modo di includere il terrore, ma è la verità. Il cielo vuole vedere le persone che si impegnano, vogliono vedere le persone che sono desiderose a un cambio. Il cambio lo facciamo noi. Non lo fanno gli altri che si rimboccano le maniche e noi passivamente stiamo a guardare. Noi tutti nella vita quotidiana bisogna impegnarsi in tutti i modi, costi quel che costi, al grande cambio. Altrimenti scordatevi di entrare nella quarta dimensione perché il cielo non fa sconti a nessuno. E Va lo so per bene, certo. grazie Antonio. Un abbraccio grande. Perdonatemi, ma l'ufficio oggi è aperto a tutti qua. Sì, c'è molto traffico nel tuo ufficio. Ciao Antonio, un abbraccio Ciao, un grande. abbraccio. Poi ci sentiamo, ma sicuramente qui a Roma c'è un gruppo molto tosto, bravissimi ragazzi, e quindi ci ritroveremo su questi schermi. Ciao Antonio, un abbraccione Ciao, a... buon lavoro. Grazie, ciao. Saluti.